Carissimi amici ascoltatori, siamo di nuovo all'interno della rubrica Medicina Regione Lazio. Tanta salute, tanto benessere, tanti consigli provenienti sempre da professionisti di un certo calibro che intervengono, si susseguono all'interno appunto della rubrica. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale, pronti a partire. Siamo in compagnia di un dottore fisioterapista e osteopata. Parleremo nello specifico di retrazione della capsula posteriore, spalla congelata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e facciamolo assieme al dottor Gabriele Cavalieri. Benvenuto all'interno della rubrica. Ciao Riccardo. Salve dottor Cavalieri, un saluto agli ascoltatori. Dunque iniziamo subito. Cosa si intende per retrazione capsula posteriore o spalla congelata? Sì, per retrazione della capsula posteriore o spalla congelata è praticamente un irrigidimento di questa capsula che è situata nella loggia posteriore dell'omero e avvolge tutta l'articolazione. Dato che è ricca molto molto di acqua, purtroppo per motivi ancora sconosciuti tende ad irrigidirsi e questa pian piano provoca una diminuzione della mobilità della testa dell'omero fino a un completo blocco. Ecco perché poi viene chiamata spalla congelata, perché purtroppo il paziente non riesce proprio più a muovere la spalla in tutti i suoi piani di direzione. Se ne accorgono i pazienti sostanzialmente la mattina, perché non riescono a muovere completamente la spalla dopo la notte, non riescono a portare ad esempio il palmo della mano verso la parte della loggia posteriore della colonna o non riescono a toccare con la mano la spalla controlaterale. Per cui con dei semplici test e degli esercizi potremmo sicuramente prevenirla questa problematica e poi purtroppo affrontarla nel momento in cui è presente. Considerate che una volta che questa patologia si presenta, purtroppo può durare anche circa 5-6 mesi nelle patologie più gravi. E si cura con il trattamento riabilitativo manuale e nelle patologie un pochino più gravi anche con l'aiuto di infiltrazioni, ovviamente dopo una valutazione di uno specialista. Ecco, una valutazione che è sempre bene avere, un parere, rivolgersi tempestivamente senza perdere tempo in caso problematica, retrazione capsula posteriore o spalla congelata. Condividete questo importante e interessante argomento tramite i canali social di riferimento, non manca nulla e tra poco scoprirete il tutto. E andando avanti, com'è l'approccio da parte delle persone? Quali sono le reazioni e il modo di interessarsi al loro problema, a questo problema? Tanti ne soffrono, penso uomini e donne, e qual è il suo approccio in merito, come gestisce e conduce il suo lavoro in tal senso? Sì, ne soffrono ovviamente sia uomini che donne, ma particolarmente gli sportivi e gli atleti overhead. L'approccio è di tipo molto molto manuale, si effettuano 3 trattamenti di circa di un'ora, il rapporto one to one a studio con il terapista e poi il terapista deve dare tantissimi esercizi per casa da fare almeno 2-3 volte al giorno e dopo almeno 2-3 settimane di lavoro si hanno i primi risultati. Considerate che nelle forme un pochino più gravi, come dicevamo prima, non si riesce neanche a toccare la spalla controlaterale, per cui un proprio esame, se iniziamo ad avere un dolore alla spalla, un autoesame è quello di cercare di toccarsi la spalla controlaterale o cercare di toccare con il palmo della mano la parte posteriore della schiena. Qualora questi due movimenti risultassero un pochino dolenti, allora il consiglio è quello di recarsi immediatamente da uno specialista per una prima valutazione, per poi non far diventare questa problematica veramente veramente cronica e, come diciamo prima, della durata anche di 5-6 mesi. Ecco, quindi ovviamente un dolore che riguarda un qualcosa che riguarda il nostro corpo, più passa il tempo più si può estendere e cronicizzare e quindi poi il problema da affrontare è in qualche modo più ingente, ma questo si sa in qualche modo. Ecco, possiamo dire ancora tante cose, ma qual è stata la sua, anzi prima ancora, le sue gratificazioni, perché insomma ha delle responsabilità, ogni professionista è diverso, ma condurre un lavoro insieme al paziente, un percorso più o meno lungo, comporta anche conoscerlo più a fondo e si creano a volte rapporti interessanti, rapporti di reciproca fiducia nel tempo. Quali sono le sue gratificazioni in tal senso? Ma sicuramente Riccardo, la mia gratificazione più grande è quella di far ritornare gli atleti in campo.
perché comunque io sono fisioterapista e osteopata della nazionale italiana di beach volley e di pallavolo indoor maschile, per cui riportare un atleta in campo dopo che ha un'insorgenza di questa problematica è sicuramente una delle, delle manifestazioni più grandi e più importanti del mio lavoro, fino a trattare comunque il paziente comune che magari non riesce più a lavorare o anche nelle attività di vita quotidiana. Ricordiamo infatti che i pazienti, quando non hanno la possibilità di fare le attività di vita quotidiane, purtroppo hanno una piccola invalidità, per cui ridare al paziente la possibilità di muoversi senza dolore da un semplice gesto, anche quello di mettere la cintura di sicurezza alla macchina, è sicuramente un grande traguardo, perché il paziente comunque ti dice che è riuscito di nuovo a fare quell'attività di vita quotidiana senza dolore e senza soprattutto l'uso di farmaci, fino all'atleta di alto livello che riesce a fare una manifestazione importante come ad esempio quelle delle Olimpiadi che avremmo dovuto fare in questo periodo senza problematiche. Assolutamente, siamo giunti in conclusione quasi, ecco, questo è anche un mondo in continuo movimento, cambiano sempre tanti approcci e canoni, la fisioterapia ma anche l'osteopatia sono due mondi molto vasti con delle correlazioni ben precise. Il futuro, insomma, come potrebbe evolvere il trattamento, visto che di questo parliamo, relativo alla retrazione capsula posteriore o spalla congelata, e come lei continuerà a condurre il suo lavoro in generale? Ma sicuramente noi ci occupiamo, appunto come dicevi, della salute del paziente. Quello che noi diciamo sempre ai nostri pazienti è quello di ovviamente trattare la causa e non il sintomo, anche se la spalla congelata non ha un'eziopatogenesi nota, quindi non si sanno le motivazioni, ma sicuramente insieme alla spalla congelata andiamo a trattare tutte quelle strutture limitrofe come il tratto cervicale e il tratto dorsale, per cui lavorare sia con la parte fisioterapica che osteopatica è assolutamente importante. Oltre all'approccio di tipo manuale, ci sono delle metodiche che si possono utilizzare, per esempio in fisioterapia, come le onde d'urto, per cercare di alleggerire la parte della capsula posteriore con queste onde d'urto radiali, o semplicemente dei macchinari, insomma, ben noti come il laser e la decarterapia. Dall'altra parte, come diciamo prima, con l'approccio di tipo prettamente manuale osteopatico possiamo ridare quella mobilità a tutte quelle articolazioni limitrofe come le articolazioni costovertebrali, la clavicola, il tratto cervicale e il tratto dorsale. Ecco, abbiamo condiviso tanti aspetti interessanti, spero che ciascuno di voi ne abbia fatto tesoro ascoltando attentamente il tutto, sintonizzati all'interno della nostra rubrica Medicina Regione Lazio.it. Che dire, io la ringrazio davvero, dottor Cavalieri, per aver dato un suo contributo prezioso proprio all'interno della nostra rubrica. Prima di salutarci, passiamo subito ai contatti, le auguro ovviamente il meglio per la sua futura attività. Dottor Gabriele Cavalieri, fisioterapista e osteopata, il 328-4595244, il numero fisso dello studio 06 50 93 0113, indirizzo Piazza Eschilo 8, zona AXA Palocco, Roma. Facebook Fisioroute 66, Instagram stessa dicitura, ovviamente cambiano un po' i contenuti. Facebook è una pagina con tante foto e descrizioni sempre aggiornate, mettete tanti like, mi piace e condividete. Instagram fate la stessa cosa, tanti like e mi piace per un profilo ricco di foto o di clip, veramente un contenuto visivo di grande impatto. Email gabrielecavalieri@yahoo.it. Un saluto al dottor Gabriele Cavalieri, un saluto a tutti. Grazie. Grazie.